Buongiorno e benvenuti al mio podcast. Io sono Leonardo Durante, Global Teacher Prize 2021 Top 50. Andiamo alla curiosità di oggi. Salve a tutti, oggi sono felicissimo di avere una eminente ospite qui con noi. Parlo della dottoressa Elena Pian, è senior astronomer, ovvero dirigente di ricerca presso l'INAF, che è l'Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna. Benvenuta, dottoressa, e grazie ancora per aver accettato l'invito. Grazie a lei, professor Durante, è un piacere e un onore. L'onore è mio, professoressa, dottoressa. La dottoressa è una laureata in fisica, ha un dottorato in astrofisica e come tantissimi di voi probabilmente sanno io adoro l'astrofisica e quindi eh, parlo subito con lei di un argomento che mi sta molto a cuore, l'impatto delle onde gravitazionali. Ce ne può parlare, dottoressa, lei ha fatto tantissime ricerche appunto sulle onde gravitazionali, timing domain astronomy, supernova gamma, ray breast, ma vorrei cominciare se per lei va bene appunto dell'impatto delle onde gravitazionali. L'impatto scientifico delle onde gravitazionali è, è chiaro a tutti, diciamo, sono l'ultimo, la, la scoperta, la rivelazione delle onde dirette, delle onde gravitazionali ha rappresentato, come è noto, l'ultimo test della teoria della relatività generale che è, è stata formulata da Einstein eh, un secolo fa, anzi la, rivelazione delle, la prima rivelazione delle onde gravitazionali ha avuto luogo nel settembre 2015 e cioè esattamente un secolo dopo la pubblicazione della teoria. E, naturalmente, eh, essendo, sono un, si tratta di un fenomeno di, di radiazione gravitazionale, appunto, cioè eh, una radiazione che viene dall'increspatura dello spazio-tempo, che si propaga nello spazio-tempo a causa dell'accelerazione di masse eh, di oggetti molto, molto massicci, molto pesanti eh, e molto densi. Le onde gravitazionali vengono prodotte da tutti i corpi in movimento, però sono, hanno un'ampiezza minima, per cui la rivelazione è possibile soltanto se gli oggetti che, che si muovono sono eh, oggetti molto massicci, molto densi, cioè primariamente stelle di neutroni e buchi neri. Quando si parla di stelle di neutroni e buchi neri, naturalmente si apre tutto uno scenario immenso dell'astrofisica ed è per questo motivo che le onde gravitazionali sono importanti, cioè uniscono, connettono eh, eh, campi astrofisici che coinvolgono stelle di neutroni e buchi neri con la fisica stessa della, eh, della, della gravitazione. Per questo, l'impatto scientifico quindi delle onde gravitazionali è proprio questo, cioè di. Unificare, per così dire, due ambienti, due, due eh, 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 come posso dire, modi sì. di vedere diversi. Due, sì, due punti di vista sull'universo eh, eh, diversi. È un tre d'unione tra l'astronomia, tra l'astrofisica e la fisica gravitazionale, la fisica propriamente detta. Dal punto di vista non scientifico, cioè spesso la domanda che si pone è. L'impatto delle onde gravitazionali, ma l'impatto sulla vita di tutti i giorni. Qual è l'impatto? Perché dobbiamo studiare le onde gravitazionali? Quale importanza rivestono nella vita del cittadino, nella vita dell'uomo o de della donna comuni? Eh, L'indotto ciò che è interessante è ovvio che l'onda gravitazionale, visto che ci abbiamo messo un secolo a rivelarle, è di una difficoltà estrema. Quindi, è chiaro che a causa della minima ampiezza, come dicevo, sicché sì non influiscono in modo significativo sulle nostre vite, per esempio i raggi cosmici sono un fenomeno fisico che influisce sulle nostre vite molto di più delle onde gravitazionali. Tant'è vero che se non esistesse un'atmosfera, una spessa atmosfera sopra le nostre teste, a causa dei raggi cosmici e di altre cose, radiazione X, radiazione gamma, non potremmo nemmeno vivere, la vita non si sarebbe nemmeno sviluppata. Ecco, le onde gravitazionali non hanno questo tipo di impatto sulla nostra vita, diciamo, ci percorrono, ci attraversano indisturbate, in lasciando indisturbate noi e se stesse. E, però ciò che è interessante delle onde gravitazionali sono i metodi di, ri di rivelazione, cioè tutta quella tecnologia che sta dietro la rivelazione dell'onda gravitazionale ed è quella branca... Della, diciamo, della tecnica che si ripercuote sulla fisica, cioè che impone che la fisica e quindi la tecnologia si migliorino, diventino sempre più sofisticate appunto per permettere una rivelazione sempre più sofisticata di questi segnali. Questo significa avere, per esempio, degli specchi, gli specchi ne negli interferometri servono per riflettere i raggi laser che poi servono per la rivelazione. Ecco. La, la politura di questi specchi, la, la lavorazione di questi specchi è una cosa che tecnologicamente poi si ripercuote su aspetti, sull'utilizzo di questi specchi, anche nella, nei, nelle necessità, nella, nella uh, uh, confezione, diciamo, nella preparazione di strumenti che servono poi nel, per l'uso più comune. E I laser stessi, ecco, si, si usano, si utilizzano i laser in moltissimi campi, inclusa la medicina, l'ottica, in moltissimi campi della, della vita quotidiana, quindi il perfezionamento del funzionamento dei laser, che sono fondamentali per la rivelazione delle onde gravitazionali, è molto importante. Poi naturalmente si va anche la, anche la fisica atmosferica, l'atmosfera stessa, le perturbazioni atmosferiche, influiscono negativamente. Sulla rivelazione delle onde gravitazionali, per cui è necessario, quando si studiano le onde gravitazionali, avere una comprensione eh, molto accurata dell'atmosfera, dei fenomeni atmosferici che avvengono nelle, nelle, eh, nelle vicinanze. Per cui è importante anche per questo. È importante, per esempio, ad esempio, adesso c'è un, un rivelatore, il nuovo rivelatore di futura generazione per le onde gravitazionali andrà sottoterra, il famoso Einstein Telescope è un interferometro che andrà costruito sottoterra. Quindi questo implica anche il perfezionamento di tutta una serie di tecniche per la perforazione, la trivellazione. Tutto ciò inoltre dà anche eh, lavoro e eh, competenza e conoscenza a tutte le persone, a tutti i team molto numerosi che sono coinvolti nella costruzione, nella realizzazione di queste opere. Quindi le onde gravitazionali hanno un, diciamo, portano con sé un insieme di conoscenze e favoriscono il progresso di un insieme di conoscenze che non si limitano assolutamente alla fisica o all'astrofisica e hanno ricadute molto importanti sulle nostre vite. Esatto, ma non solo appunto eh, economico, anche geografico, politico perché eh, diventa un motivo di coesione anche tra le, i diversi paesi e quindi anche le diverse ideologie perché ci sono scienziati da tutto il mondo che cooperano insieme per, eh, per appunto le onde gravitazionali ma per tutto ciò che appunto le ha detto Pocanzi. Eh, io pensavo nel frattempo appunto che le citava i laser, eccetera. I nostri studenti sono abituati a lavorare appunto con l'ottica, con la fotonica. Noi stessi abbiamo un laboratorio di fibre ottiche che mi sta molto, molto caro. Quindi ecco perché è importante che l'Italia abbia tecnici che possano appunto andare a lavorare anche in questo settore. Ma dottoressa, ehm, lei poco fa citava appunto diversi fenomeni. Io volevo ehm, soffermarmi un attimo per lei va bene, sull'importanza del Time Domain Astronomy. Perché è così tanto importante, così tanto cruciale appunto per la comprensione dell'universo il Time Domain Astronomy? Magari lo spieghiamo in parole semplici per i nostri ascoltatori. Time Domain Astronomy è una, una dicitura, un termine che è stato poniato relativamente di recente alcuni anni fa appunto per comprendere tutti quei fenomeni relativi alla variabilità di, uh, di tutti i tipi, Ci sono la parlare di variabilità in astrofisica significa toccare ambienti diversissimi che vanno dal sole al, al confine dell'universo e naturalmente in modi diversi è chiaro cioè per, varia, per sorgenti variabili si intendono anche Certi cor i corpi celesti del, del sistema planetario. Per esempio, gli asteroidi sono sorgenti eminentemente variabili. Non, per non tanto perché variano la loro luminosità intrinseca, quanto perché si muovono, hanno traiettorie e, e talvolta traiettorie che possono anche risultare pericolose per la nostra stessa sopravvivenza, e quindi è necessario che esistano team che eh, monitorano il comportamento di questi asteroidi, di queste sorgenti, eh, per seguirli e per, e per controllarli. Sono variabili tutti i, i corpi minori del sistema celeste, eh, è variabile il Sole, come sappiamo, e, e tant'è che la variabilità del Sole, i brillamenti, le, le variazioni dei cambiamenti, delle condizioni della corona solare hanno ripercussioni anche sulla nostra stessa atmosfera, sulla nostra vita. La variabilità eh, più propriamente, più intrinsecamente eh, eh, sentita, più, più, eh, definita in modo più intrinseco, è in, invece la variabilità di quelle sorgenti che variano proprio di luminosità, eh, tipo le stelle e come il Sole d'altra parte. Le, le, così come le, le, il Sole manifesta eh, variazioni, fenomeni coronali, e così succede anche per le stelle che gli somigliano, per le stelle piccole eh, che hanno... Possono variare e hanno infatti corone che emettono dal radio fino, fino all'X, fino ai raggi X. E naturalmente anche le stelle più assicche, cioè anche quelle sono variabili, hanno dei, dei brillamenti, hanno dei venti stellari molto importanti che interagiscono con il eh, mezzo circostellare e producono fenomeni di variabilità. Eh, ci sono eruzioni stellari, come per esempio la famosa Eta Carine. Eta Carine è una stella, appunto la stella Eta della costellazione della Carena, che è la stella più, più famosa, più una delle più massicce della nostra, della nostra via Lattea. In realtà sono due stelle, è un sistema binario, ehm, che ha appunto fen questi fenomeni eruttivi eh, in cui viene eh, emessa in grandissime quantità. In modo non periodico materia e radiazione e, e sono importanti appunto perché per me siccome sappiamo che è un sistema binario permettono di capire qual è come due stelle in, in massicce in, in un sistema binario si influenzano reciprocamente poi c'è tutta la, la variabilità tra l'altro le stelle massicce hanno la caratteristica di eh, essere di vivere molto eh, molto poco diciamo hanno vite molto brevi solo come le stelle del rock no? le stelle massicce, dei eh, live fast and die young, vivono velocemente e muoiono giovani eh, purtroppo. E, e muoiono in modo estremamente spettacolare perché le stelle più che sono più massicce di 8-10 masse solari sono quelle che sono responsabili delle esplosioni di supernova, che sono fenomeni eh, estremamente drammatici, estremamente eh, luminosi e le vediamo da, eh, riusciamo a vedere, arriva supernove anche da distanze molto notevoli nel cosmo e, e sono appunto queste di, di queste sorgenti che mi sono molto occupata durante la mia carriera perché alcune di queste non tutte alcune non sappiamo quali per quale motivo che cosa ci sia esattamente nelle no, nel loro pedigree di alcune di una minoranza di queste sono capaci sono, hanno l'abilità la, di creare anche un vetto relativistico, cioè una eiezione di materia molto direzionale e questa materia è un plasma, è tutta materia ionizzata che si muove a velocità vicine, molto vicine a quelle della luce ed è quello che chiamiamo il gamma ray burst. Appunto, gamma ray burst è di fatto un getto stellare che vediamo, naturalmente noi lo vediamo come gamma ray burst, lo vediamo in, in radiazione, lo si rivela in radiazione gamma. Perché c'è un effetto relativistico, di, è un effetto di relatività speciale, di aberrazione, forte aberrazione della luce quando un plasma si muove a velocità molto alte e quasi nella nostra, lungo la nostra linea di vista o ad angoli molto piccoli, in più di 5 gradi, rispetto alla nostra linea, linea di vista. I fenomeni di aberrazione relativistica fanno sì che la radiazione sia um, spostata verso il blu, c'è un effetto di blu shift per cui viene favorito la, la, la rivelazione del gamma e poi la luminosità viene aumentata relativisticamente. È più alta di quella, quella intrinseca, la, la vediamo più alta di quella intrinseca. Quindi riusciamo a rivelare queste sorgenti come sorgenti molto brillanti. E con questi gamma ray burst, solo le sorgenti, essendo così brillanti, così luminosi, così tanti, riusciamo a vederli. Corridti corti, eh, sub second, i, i, ci sono due tipi no? di gamma ray burst, quelli lunghi che sono effettivamente emessi dalle supernove, sono creati dalle supernove. Poi ci sono quelli corti, cioè di durata di qualche secondo inferiore al secondo, quelli sono dovuti alla coalescenza di due stelle di neutroni o di una stella di neutroni e un buco nero, e quindi producono questi gamma ray burst corti, sono non solo molto luminosi. Molto interessanti, ma producono solo simultanei, avvengono simultaneamente a emissione di onde gravitazione. Tutto ciò è molto interessante, perché, fra l'altro, si riallaccia, pensi un po', al primo podcast che io ho fatto ormai più di un anno fa. Io non ho fatto più di 100 podcast, e il primo podcast era proprio sul, eh, su questa eh, gamma ray burst del quale lei ci ha parlato. Quindi. Per me ricominciare nuovamente quest'anno e parlare nuovamente eh, di questo fenomeno è veramente entusiasmante. Ma le volevo chiedere, eh, io ho visto che appunto ha conseguito il dottorato in astrofisica, con una carriera pazzesca, ricca di successi e scoperte incredibili, però ho visto anche che in realtà le ha insegnato matematica. Ho insegnato anche un po' di fisica. <ride> subito, subito dopo laureata insegnai matematica e fisica per un paio di mesi al liceo classico della mia città natale, cioè lo stesso liceo dove io stessa ero stata studentessa. Cosa le è, Cos è, è rimasto di questo insegnamento? E, e, e dopo, dopodiché, anni, su, anni dopo, insegnai per un intero anno scolastico anche matematica al liceo scientifico. Eh, allora, a me devo dire la verità, sarò molto sincera: a me insegnare piace tantissimo a tutti i livelli, a tutti i ragazzi di qualsiasi età. E, è molto bello, è bello il trasmettere quello che mi è rimasto. Mi piace molto il rapporto con i ragazzi, eh, perché i, i ragazzi i giovani sono sempre interessanti, sono puri e, e aperti al mondo, alle scoperte all'interazione con questo mondo in, nel quale avranno tutta la vita davanti per sviluppare la loro vita, la loro carriera. E, e mi piace dare, poter dire di aver dato un contributo all'indirizzamento a, a, a di queste carriere, anche se poi magari non fanno, non, non si occuperanno né di matematica, né di fisica, né di scienza, però... Voglio, desidero e mi piace molto quando mi rendo conto che qualche cosa del mio insegnamento scientifico è rimasto, ha contribuito alla creazione di una personalità. Quello spero. Eh, sicuramente sarà stato così per lei. Io spero che sarà in minima parte anche per, eh, per il mio lavoro, dottoressa. Ma eh, ho visto che eh, si è occupata veramente di tantissime faccio. Rimarrei ore qui a parlare di eh, fenomeni. Di astrofisica con lei. Però le voglio chiedere, in realtà, appunto ai nostri studenti, quali sono i consigli che lei potrebbe dare a questi giovani scienziati, alle nostre studentesse che tanto eh, ne abbiamo bisogno, pochissimi, abbiamo visto che sono le ragazze che si dedicano alle carriere STEM. Quindi, quali consigli lei potrebbe dare a questi studenti, a queste studentesse che vogliono intraprendere una carriera nell'astrofisica eh, o oh, nella ricerca appunto astronomica? Eh, mio, allora naturalmente il mio consiglio è sempre quello, all'inizio lavorare, studiare bene, studiare molto, lavorare molto, imparare, dare a se stessi il rigore della logica il rigore dello studio. Quello non deve mai mancare perché poi queste carriere, questo tipo di carriere eh, lo richiedono. Eh, Presto o tardi, eh, le persone che decidono di fare gli scienziati si trovano di fronte alla necessità, di fronte alla consapevolezza che è soltanto il rigore e la capacità di lavorare eh, con buoni risultati e soprattutto corretti. Quindi è importante, diceva Marie Curie, noi non dobbiamo fare errori, ovviamente, questo, tutti fanno errori, è umano errare, però. È importante educare se stessi e questo naturalmente anche è importante. La figura dell'insegnante naturalmente in questo: l'insegnante deve abituare il ragazzo, il giovane, a eh, non fare, ad essere preciso e corretto e più accurato possibile o accurata possibile nelle proprie affermazioni e propri, nel presentare i propri risultati. Questo è importante. Lavorare duro e cercare di essere sempre accurati nel proprio lavoro. Poi naturalmente avere una mente aperta, cioè eh, sconsiglio ecco, di fissarsi con certe cose. A me piacciono, diffido un po' di quelle persone che dicono a me piacciono soltanto i nuclei galattici attivi e odio le binarie X. Ecco, questo non, non, quest atteggiamento non è, secondo me non è corretto, non è giusto, perché in astrofisica è tutto, è tutto collegato. Per cui consiglio di mantenere una mente aperta. Naturalmente ci sarà una scelta del campo di lavoro, del campo di ricerca. Ma consiglierei di essere, di cercare di amare tutto ciò che in una carriera astrofisica capita sul nostro cammino e quindi svolgere un lavoro, scegliere un lavoro di ricerca, un lavoro di tesi e poi di ricerca eh, a seconda sì delle proprie preferenze, ma senza disdegnare, avendo. Sempre avendo in mente quali sono i problemi importanti, non scelgo a priori una cosa perché mi suona carina. Decidere, capire e decidere quali sono i problemi importanti da risolvere in astrofisica e sceglierne uno. Una cosa in cui possiamo dare un contributo perché è una cosa pionieristica. Infatti, eh, a tal proposito, visto che appunto eh, stiamo. In realtà, muovendo quasi i primi passi, no? perché eh, abbiamo così tante, eh, avete così tante scoperte da, da fare di eventi astrofisici che si spera che avvengano. Secondo lei, appunto, quali sono le aree di ricerca quelle più promettenti, appunto, con gli eventi astrofisici più attendibili? Cosa eh, si aspetta di rilevante nei prossimi anni? Eh, allora direi eh, che i, i, campi, i campi di ricerca importanti sono sicuramente... Allora, ce ne sono tre che vanno, per se mi si passa l'espressione, vanno di moda, eh, che significa che certo. sono importanti perché si prevede di poter fare delle, delle scoperte importanti. Una è la cosmologia, cioè i redshift altissimi. Che per esempio, il motivo per cui il James Webb Space Telescope è stato lanciato è proprio quello di Sping. È un, è un telescopio che ha strumenti eh, tutti sensibili nell'infrarosso. Perché naturalmente quando si va a grandissime distanze, la luce che arriva da, dalle sorgenti molto distanti è tutta nell'infrarosso. L'ottico non si vede più perché è stato, per effetto Doppler, spostato verso l'infrarosso. Quindi per studiare l'universo lontanissimo è necessario uno strumento infrarosso che sia anche molto sensibile perché vede le sorgenti più distanti e qui abbiamo il James Webb. Quindi a mio parere James Webb farà tantissime scoperte cosmologiche molto importanti e quindi va a studiare, va a scoprire, va a, a, a descrivere tutto ciò che accade agli ai Red Sea, agli Z maggiori di 10, cioè lì dove sta avvenendo praticamente la trasformazione dell'universo primordiale nell'universo un po' più come lo conosciamo noi. Ecco, i stessi. Tra l'infanzia e l'adolescenza dell'universo, ecco, questa, questa parte, questa fase della vita dell'universo è quasi completamente sconosciuta, e lì ci sarà molto progresso. Poi c'è la, la time domain astronomy naturalmente, la variabilità, cioè lo studio appunto di tutto. Ho fatto un esempio, prima, ho descritto i gamma ray Ma naturalmente ci sono i quasar, le galassie attive, il comportamento di queste sorgenti. Che cosa determina l'attività di un centro galattico? Come fa il buco nero centrale a trasformare materia in radiazione? E soprattutto perché questa radiazione varia? Come mai vediamo così alte? Variabilità dai nuclei, eh, dei, dei nuclei centrali delle galassie. Che cos'è che produce i gamma ray burst stessi? Cioè come fanno queste superlove a fare questi getti? Queste coalescenze di stelle di neutroni come producono loro stesse un getto relativistico? Che cosa accelera? E qui andiamo un pochettino nel, nel, nell'aspetto, nel, diciamo, nel, al confine tra astrofisica e astroparticelle. Che cos'è? che accelera i raggi cosmici, che vediamo che naturalmente influenzano tutta la nostra vita quotidiana. Gli astronomi fanno le immagini, fanno le osservazioni, prendono le immagini con i loro CCD. Questi CCD sono pieni di um, difetti e questi difetti sono del 99%, sono dei raggi cosmici. Ecco, questi raggi cosmici che tanto danno fastidio alla nostra vita quotidiana. Come fanno a essere prodotti? Chi li produce? Come vengono accelerati? Come vengono accelerati, come vengono prodotti, come, come si originano i neutrini, i, i neutrini di altissima energia, come, come vengono uh, uh, prodotti, quali sono le, 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 i fenomeni fisici che, da cui scaturiscono. Anche loro sono prodotti da nuclei galattici attivi. Da sorgenti altamente variabili. Ecco tutta questa, uh, tutta questa branca della variabilità del time domain astronomy che sconfina spesso e volentieri nell'astrofisica delle particelle anche questa avrà un grandissimo sviluppo perché beneficerà della sinergia tra telescopi, tra, tra gli sforzi degli astronomi e i gli interferometri, gli strumenti dei fisici delle particelle. Infine, il, il terzo ambiente, il, il terzo topic eh, in cui ci sarà grande, a mio parere, grande eh, sviluppo, grande progresso, è quello dei pianeti extrasolari, che naturalmente già conosciamo molto bene, ci sono alcune migliaia di pianeti extrasolari già eh, scoperti, già conosciuti, ma naturalmente non sappiamo quasi niente di loro, cioè che cosa li diversifica. E come qual è stata la loro storia e quale può essere il progresso, la formazione, le condizioni che favoriscono la formazione della vita, della vita su questi pianeti. Anche lì è necessario avere strumenti, strumenti come il James Webb, cioè molto sensibili nell'infrarosso che è la banda in cui le molecole emettono, le, le transizioni molecolari vengono, eh, emettono luce, vengono rivelate. Quindi io direi queste tre questi tre pianeti extrasolari solari, variabilità e cosmologia sono tantissimi gli interrogativi eh, io negli ultimi podcast appunto ho parlato tantissimo del James Webb Telescope perché ci sta regalando veramente tanto e spero tanto che regalerà ancora tanto altro alla, alla ricerca io la ringrazio tantissimo dottoressa è stata veramente illuminante ci faccio sapere se eh, Abbiamo novità dal, dal cosmo, noi siamo sempre qui pronti ad ascoltarla. Grazie molto. Grazie ancora di tutto e speriamo di sentirci presto per delle belle news. Grazie a lei professore e tanti auguri sia a lei che a tutti i giovani studenti. Grazie, grazie ancora. Arrivederci. Arrivederci.